Si fanno grandi progetti, ma poi manca la spina, amava dire con l'umiltà di un francescano. Quell'umiltà che lo ha portato a realizzare un grande progetto, l'oratorio di Sant'Antonio Maria Zaccaria, attraverso le asperità sino alle stelle, secondo il motto della civiltà greca, dedicato a chi si distingueva per i gesti eroici, e a suo modo questo lo è stato. Era attratto dalla figura di San Francesco e dai suoi insegnamenti, Don Angelo Scaglioni, morto questa notte a Cremona, nella clinica di San Camillo dopo una malattia che negli ultimi 2 anni ne ha minato il fisico e la mente. Valori francescani che lui iniziò a trasmettere ai ragazzi portandoli in vacanza nei luoghi di Francesco. E un luogo di Francesco era per esempio l'isola di Lampedusa, quando ancora il fenomeno dell'immigrazione era di là da venire. Era mantovano di Rivarolo, il Don. Aveva 77 anni. A Cremona, nei 10 anni da parroco al Cristo Re, fece nascere l'oratorio. Poi venne trasferito a Paderno Ponchielli per tornare in città una 30ina di anni fa, nella parrocchia di Sant'Antonio Maria Zaccaria, dove tra mille difficoltà ha tirato in piedi una struttura per dare una identità specifica alla parrocchia, che lui ha plasmato e che in lui si è sempre riconosciuta. E poi quel campo da calcio, dall'altra parte della strada, dove 200 ragazzi giocavano per la società sportiva da lui fondata e di cui lui era presidente onorario. Era nel cuore di tutti il Don, nel cuore dei grandi e dei bambini, perché lui, ricordano i suoi parrocchiani, organizzava tutto per tutti, pensando ai giovani e agli anziani. Tutti in parrocchia dovevano sentirsi a casa. Lo ricorderemo con il dito alzato, sulla spiaggia, con quell'occhio vigile sui suoi ragazzi. Un dito alzato che il Don non usava per impartire lezioni. Don Angelo poi non utilizzava grandi parole, ma quel dito gli serviva per chiamare a sé i giovani, per insegnare loro a vivere attraverso l'esperienza.